Quante volte nella nostra vita recente o nel passato ci siamo domandati perché non abbiamo mai chiesto, o magari non ricordiamo più, qualcosa di importante per noi, per la nostra famiglia, per il nostro passato. Ci piacerebbe molto sentirlo, risentirlo dalla voce di chi è lontano. Il progetto Ti racconto una storia nasce al Politecnico di Torino esattamente per non dimenticare chi siamo, chi c'era prima di noi e perché siamo ciò che siamo. Raccontare è importante, aiuta la famiglia a sentirsi unita e ci aiuta a non dimenticare. Può anche servirci per ritrovare persone che hanno vissuto esperienze con noi, simili a noi o vicino a noi. Dopotutto, i nostri racconti sono parte della storia con la S maiuscola. Partecipando al nostro progetto, potrete raccontare in modo semplice le vostre storie su qualsiasi argomento vi stia a cuore. Noi le registriamo e vi permettiamo di cercare parole importanti e di riascoltare i pezzi più interessanti delle storie. Se vorrete, potrete condividere queste storie con i familiari, con gli amici o con il mondo intero. La registrazione avviene in modo semplicissimo, inviando messaggi vocali tramite Telegram, un'app per cellulare simile a WhatsApp. Dopo aver scritto come vi chiamate e aver controllato di parlare abbastanza forte, l'app vi pone delle domande, se lo volete, per stimolare la conversazione. E voi rispondete con messaggi vocali di pochi secondi, di minuti o se volete di ore. Dopo ogni messaggio, l'app vi invia indietro una breve trascrizione dell'inizio della vostra risposta per vedere se avete parlato in modo abbastanza forte e chiaro. Le vostre storie sono raccolte su un sito web a cui potete accedere con username e password. Le vostre storie possono essere rese pubbliche, mantenute private per voi, la vostra famiglia, come voi volete. Potete cercare dentro le storie vostre o di altri usando parole chiave, parole importanti, oppure cercando parole o frasi in una trascrizione e potete ascoltare la storia esattamente dal punto dove compare la parola che avete cercato, in modo da sentire subito ciò che vi interessa, anche se magari fa parte di una storia lunga. La trascrizione vi permette di vedere a colpo d'occhio di che cosa si parla e di iniziare ad ascoltare dove preferite. Se vi interessa scoprire di più su questo progetto, abbiamo un sito web, per adesso ancora sperimentale, da cui potete iniziare. Ricordatevi, ti racconto una storia.